per la dignità di quest'Aula, di interrompere i lavori del Parlamento fino alla fine del ballottaggio a Roma, perché qui non siamo né alla televisione né in piazza, e vedere questa ricerca di scalpi e di onestà obbligatoria dell'uno e dell'altro, oltre che suona un po' ridicolo, perché ridicolo, è veramente disdicevole per il prestigio di quest'Aula, già per altri versi gravemente compromesso. Grazie. Collega Sibilia. Sibilia rinuncia. Argentin. Beh, Presidente, non posso rinunciare questa volta. Per suo tramite mi permetto di dire, in qualità di Presidente del Comitato Giachetti a Roma, che non è vero assolutamente, chi attacca è solo per difendere se stesso. Mentre la candidata del Movimento 5 Stelle ha usato impropriamente i locali della Camera, il vicepresidente Giachetti ha fatto e ha svolto il suo mandato rimanendo su quella sedia tutti i giorni previsti dal calendario, per cui non si usi impropriamente la battaglia politica amministrativa per creare dei dissapori che non esistono. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe concludere. Lo so, di 11 punti facesse silenzio e si vergognasse per quello che dice sui partiti. Da Torre. Sì, Presidente, vorrei invitarla a esercitare il suo ruolo e a fare in modo che gli interventi siano relativi al merito degli emendamenti, anche perché per la dignità di quest'Aula ci sia risparmiato un teatrino in cui PD e Movimento 5 Stelle fanno campagna elettorale in vista del ballottaggio, essendo fondamentalmente d'accordo su questo. Colleghi, per favore. Ci consenta di evitare. Sì, collega Dottore. Io sono d'accordo con lei sul rimanere sul merito. Mi è sembrato che anche dalla sua forza politica sia venuta un intervento che deviasse dalla scia. Adesso io metterei in votazione l'emendamento. Dichiaro aperta la votazione. Longo, revoco la votazione, prego. Grazie, signor Presidente.